Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Questa è la prima volta che due concorrenti si sono fatti travolgere dalla passione e non si sono trattenuti. L'edizione dell'Isola dei Famosi 2023 sta per volere al termine. Infatti, lunedì scorso, 12 giugno, doveva andare in onda la semifinale, ma non è stato possibile per via della morte inaspettata di Silvio Berlusconi. Per questa ragione, molte trasmissioni sono state temporaneamente interrotte, compresa l'Isola dei Famosi. Tuttavia, il pubblico non vede l'ora di scoprire come andrà a finire e chi sarà il vincitore del reality show piuttosto di Canale 5. Il programma sta riscuotendo un enorme successo, grazie alla conduzione sbarazzina di Ilaria Blasi, supportata dalle sue spalle ed opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, ma anche dai naufraghi che abitano l'isola. Circa due settimane fa, il reality era in una bufera mediatica per via di un episodio accaduto sull'isola e che uno dei concorrenti ha poi riportato una volta uscito dalla gara. A rivelare che cosa sarebbe successo è stato Paolo Noyes, speaker radiofonico e conduttore del programma radio Lo Zoo di 105. Paolo ha rivelato che Alessandro Checchi Paone e Simone Antolini sarebbero entrati in forte intimità. Inoltre, a sorprendere la coppia sarebbe stato un altro concorrente dell'isola, ovvero Christopher Leoni. Lo speaker ha rivelato: alle 3 del pomeriggio ti giravi e loro erano lì che limonavano. E va bene, ci sta. Vai tranquillo. In seguito, Noyes ha affermato che Christopher si sarebbe innervosito nel vederli sempre scambiarsi effusioni intime. Ma dopo è capitato dell'altro. La mattina della discordia. Una mattina, Leoni è andato da Paolo sconcertato e gli ha detto: no, no, la prossima volta prendo un bastone. No, queste cose non si possono fare, che schifo. E Noyes gli ha risposto: che cavolo è successo Christopher? E mi ha detto tutto. Il conduttore ha poi svelato: praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare cose davanti a noi che dormivamo. Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Checchi Paone. Quindi ci hanno preso gusto. Non appena Paolo Noyes ha dichiarato questi fatti, gli italiani sono rimasti senza parole. All'inizio della gara, molti di loro facevano il tifo per Alessandro e Simone, ma dopo aver scoperto questo fatto increscioso, si sono schierati contro. Alcuni utenti del web si sono chiesti se questo episodio avesse fatto più indignazione solo perché si tratta di una coppia gay. Tuttavia, quello che avrebbe dato più fastidio al pubblico dell'Isola dei Famosi non è il loro orientamento sessuale, bensì il comportamento poco riservato e sconsiderato di Alessandro Checchi Paone e Simone Antolini. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.